Il Lanciano non va oltre lo 0-0 nel match interno contro la Renato Curi Angolana, un risultato sorprendente a conferma di un periodo opaco dei rossoneri a secco di vittorie da 3 partite. I nerazzurri di Mister Miani disputano una gara impeccabile sotto il punto di vista difensivo, sfiorando anche il colpaccio nel finale. La prima occasione del match arriva al quarto d'ora con il destro di Sardella che si spegne tra le braccia di Fargione. Al 20° sono gli ospiti a portarsi in avanti in contropiede con Ruggeri che sfiora la rete con un tiro a incrociare fuori di un soffio. 2 occasioni in 2 minuti tra il 27° ed il 28° con Sardella e Gragnoli che non centrano però il bersaglio grosso. 60 secondi più tardi ci prova Miccichi con una sortita che si perde però sul fondo. La più grande occasione per il Lanciano arriva al 39° con Gragnoli che sfiora un gran gol con un destro che lambisce il palo alla sinistra di Fargione. Al 41° episodio da moviola in area nerazzurra. Sassarini salta a 2 avversari ed apparecchia la tavola per Miccichi che viene atterrato in area da Ronzino per il signor Colonna. È tutto regolare. La ripresa vede il Lanciano premere sull'acceleratore in avvio e dal 6° Miccichi ci prova con una punizione a giro che termina alta di poco. All'8° risponde Casati, sempre da calcio da fermo. Forti si supera. Al 21° ci prova il capitano nerazzurro Buffetti con un destro che si perde sul fondo. Al 28° è ancora Miccichi a provarci con un destro al volo che sfiora l'incrocio dei pali. 33° nerazzurri in attacco con Farias, palla out. 36° sempre Farias, prova ad impensierire Forti con un destro sporco deviato in corner dal giovane portiere rossonero. Al 40° in pieno recupero Nanni pesca quasi il jolly con un destro fuori di un soffio. Sul rovesciamento di fronte, l'ultimo assalto rossonero con Caniglia in mischia si spegne sull'esterno della rete. Mister Miani, oggi un risultato storico che oltre al punto in classifica forse fa anche tanto morale, un punto al Biondi è qualcosa di importante. In generale che partita è stata? La partita, l'avete vista, è stata una partita combattuta contro una grande squadra costruita per vincere il campionato in un ambiente, come dicevamo prima, sicuramente non di questa categoria, quindi di categorie superiori, che come ha fatto sempre il Lanciano, e quindi siamo orgogliosi e contenti di aver fornito una prestazione contro una grande squadra da Cenerentola, come siamo, da una squadra di giovanissimi, ma veramente una prestazione matura. Mister, a livello tattico l'avete preparata con molta cura, c'è stato anche un cambio di modulo. Beh sì, cerchiamo di prepararla tutte le partite, poi non sempre riescono benissimo perché, come sappiamo, gli episodi condizionano le squadre e a maggior ragione condizionano i ragazzi di poca esperienza. Oggi diciamo che abbiamo contenuto il possesso palla del Lanciano e abbiamo anche fallito diverse palle che potevano essere anche importanti per noi. Mister Di Pasquale, Lanciano fermato sullo 0-0 contro l'Angolano, un risultato sorprendente, una prestazione opaca, che cos'è che non ha funzionato? Una prestazione non credo opaca, la motivazione c'era, la squadra voleva fare bene, e credo ci abbia provato in tutti i modi. Loro si sono difesi ad oltranza, sempre molto bassi, difficile trovare gli spazi. E questo ha condizionato un po' la partita, quindi l'opacità di una prestazione non sempre dipende da una squadra. Per giocare a calcio bisogna essere in due e l'Angolana non ha mai fraseggiato, non ha mai proposto gioco né una uscita giocando. Tutti i palloni che sono arrivati nella nostra metà campo nel primo tempo sono solo rinvii e lanci lunghi.